Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Call of Duty Modern Warfare. Oggi andremo velocemente a vedere tutte le possibilità che abbiamo per aumentare di livello sia il livello del giocatore, ovvero fino al livello 155, sia il livello del Battle Pass. Specifichiamo subito che andiamo nel multigiocatore, andando in caserma, progressione grado, vediamo già, vabbè, sono già a livello 72, bisogna arrivare a livello 155. E questo è già un modo. Il Battle Pass invece sono a livello quasi 14 e bisogna arrivare a livello 100. Andiamo su velocemente, dove si sblocca tra l'altro la nuova skin di Alex, leggendaria. E ovviamente, vabbè, l'emblema che siamo arrivati a livello 100 e la grafica dell'elicottero, ovviamente. Il primo modo, ovviamente, per salire di livello sono le missioni, come vediamo lì a destra, missioni giornaliere, che ovviamente, come dice, cambiano tutti i giorni. Andando proprio in caserma, missioni e sfide, vediamo le missioni giornaliere, che se facciamo sia quelle di multigiocatore sia quelle di Warzone sono parecchie, perché solo il multigiocatore sono 13.000 punti quasi, 12.500, però facciamo 13, mentre in Warzone sono altri 12.500, quindi sono 25.000 punti di esperienza ogni giorno, che all'inizio è quasi un livello. Mi sembra che dal 55 vanno 30.000 fino al livello 155, che sono tipo 120.000, quindi all'inizio è già un livello. Le sfide settimanali che hanno aggiunto, anche queste, io le ho, quelle del multigiocatore le ho fatte quasi tutte, mi manca sciacallo, giusto? Sì, mi manca solo sciacallo. E sto facendo già anche quelle di Warzone. Quelle di Warzone danno, come potete vedere, tutte 10.000 punti esperienza, mentre multigiocatore normale vanno dai 2005 ai 5000, e mi sembra che sono solo due, ecco. Sono una che è tipo questa volta 50 incisioni con i fucili a pompa e 50 sacche di sciacallo danno 10.000 punti, quindi sono anche più facili effettivamente, perché quelle di Warzone, ad esempio, acquistare 5 lanci di equipaggiamento si fa tranquillamente, perché io non gioco spesso a Warzone. Però il lancio di equipaggiamento adesso costa 10.000 e 9 casse di munizioni costano 5.000 l'uno, quindi non è poco. Rianimare un compagno di team si fa velocemente se si gioca in squadra, anche le uccisioni con l'arma leggendaria volendo si possono fare, io di solito gioco con le mie armi perché sto facendo l'equipaggiamento e dopo autorianimarsi 6 volte, questo si fa anche questo abbastanza velocemente. Quindi abbiamo detto sfide giornaliere, sfide settimanali, che sono le basi, diciamo. Dopo ovviamente ci sono le missioni, queste che a dire la verità a me non piacciono troppo perché mi portano via troppo tempo. Ad esempio quella di... c'è spesso quella di... precise, ad esempio come questa, 10 colpi alla testa usando l'HDR. Io che non uso l'HDR mi tocca giocare per forza con l'HDR. Comunque anche queste ti danno abbastanza punti, perché per un totale di 1000 più 2000 più 3000 più 4000 5000 6000 8000 10.000 sono davvero tanti punti che ci prendiamo. Dopo ovviamente ognuno ha la sua lunghezza, tipo questo ha 7 missioni, questo ne ha 8, questo ne ha 12, quindi possiamo capire che sono davvero tanti i punti che prendiamo, ma non sono neanche così semplici. Oltre alle missioni e alle sfide giornaliere settimanali, un altro modo è le armi, ovvero giocare con la propria classe, ovvero l'M4A1, che in caso mio è questo, e questo è quello di Warzone, anche se si chiamano uguali. E ci porta siamo più avvantaggiati, diciamo, a continuare a giocare con la nostra arma rispetto che facendo, ad esempio, tipo io sto usando l'Uzi, colpi a distanza per fare le sfide, sfide mitraglietta, e di sicuro non faccio, di sicuro sono in negativo, visto che non sono abituato a usare l'Uzi, di solito uso l'M4, però facendo sia le sfide ci danno più punti, ma giocando con la nostra classe facciamo meglio, quindi qui va visto un po' se vogliamo fare le mimetiche o no. Nel mio caso le faccio quando mi annoio un pochino. Altre opzioni sono ovviamente di mettersi delle serie uccisioni che ti aiutino, ad esempio il più comodo è il VTOL perché non serve troppo per prenderlo, 8 uccisioni non so niente. E ci aiuta davvero tanto a fare uccisioni, perché con il bombardamento di solito una o due uccisioni riesce a farle, poi lui fa tranquillamente 5, 7, 9 uccisioni.
durante la sua permanenza. Dipende anche dalla mappa, ovviamente. Se è una mappa tutta chiusa con tutte case, non farà molto. Altre opzioni sono gli operatori. Gli operatori, non so se tutti lo sapete, ma ad esempio io ho Wynat, se schiaccio triangolo non mi dà niente, però tenendolo aperto mi dà che devo quasi completare la missione, ovvero devo fare due mosse finali con Wynat scelto come operatore della coalizione. C'ho Sid, che devo fare 5 uccisioni in prossimità del fumogeno, che non uso, quindi sarà una pena farli. Altra opzione, ovviamente, è la progressione grado, che penso sia quella che conoscano tutti meglio perché ci danno davvero tanti punti. Però vi suggerisco di tenervi quelle più, ad esempio questa che mi dà 15.000 punti, quando arrivo intorno ai 350, alle 350 uccisioni io attivo un gettone pieda un quarto d'ora, che ne ho davvero tanti perché li uso solo per queste cose. Anche qui 15.000 punti usando un'arma con 3 accessori, porterò su questa, che adesso non ci avevo neanche fatto caso. Arrivati quasi tutte e due allo stesso livello, attivo i punti doppi, il gettone dei punti doppi, le completo entrambi, al posto di 30.000 punti me ne prendo 60. Quindi al posto di farmi un livello me ne faccio direttamente due. Storia diversa invece è il Battle Pass. Il Battle Pass ovviamente non si livella coi punti, sì, c'entrano anche come è la partita. Se faccio una partita con 10 uccisioni, prendo tot, se ne faccio una con 30-40 uccisioni prendo 3-4 volte di più. Però il Battle Pass si livella principalmente giocando, quindi col tempo di gioco. E questo, ovviamente, la modalità migliore è postazione, no? Non devo far partire la partita. È postazione o dominio, ovviamente se state sempre nella postazione o se catturate sempre le bandiere. Vi aiuta tantissimo anche con i punti per il giocatore per arrivare al 155. Però postazione è, diciamo, la modalità classica che ci dà più punti anche per il Battle Pass. Se poi ne approfittiamo appunto di stare e prendere sempre la postazione, facciamo tantissimi punti anche come giocatori normali. L'altra opzione più conveniente ovviamente è giocare Warzone. Warzone, soprattutto malloppo, o se siamo molto forti in Warzone anche solo in singolo, prendiamo davvero tanti punti, però in singolo rispetto a quartetti prendiamo più punti su quartetti perché giochiamo con altra gente. Sembra una stupidata, ma l'ho provata e funziona. Mentre la modalità migliore per livellare il Battle Pass, non so se lo sapevate, ma sono le operazioni. La sopravvivenza sinceramente non l'ho ancora provata in questo gioco. Amavo quella di MW3, ma in questo non l'ho ancora provata. Le operazioni speciali, che io non ne ho fatte tutte, ne ho fatte solo alcune. Però, ad esempio, la prima, se avete un altro amico che gioca con voi, uno si mette, fate il primo pezzo, quando andate verso lo stadio, uno si mette sopra lo stadio. In quel modo, anche se gli altri tre che sono sotto a completare la missione muoiono tutti e tre, quello sopra lo stadio, rimanendo vivo, dopo un minuto rinascono gli altri tre giocatori e così si continua. Perché altrimenti diventa abbastanza difficile, soprattutto quando arrivano i Juggernaut, che te ne arrivano due o tre, mi sembra, in un colpo solo, lì diventa abbastanza dura. Anche perché ci sono anche gli altri corazzati che ti sparano. Quindi, se volete livellare il Battle Pass con un amico, ne basta anche solo uno, gli altri due giocatori non è importante quello che facciano. Se non sanno di star sullo stadio non è importante, l'importante è che rimanga sempre viva una persona, se no la missione fallisce. Quindi le operazioni speciali sono il modo migliore per livellare il Battle Pass. Anche però devo dire che semplicemente giocando multigiocatore sono già quasi a livello 14 penso in 4-5 ore di gioco. Non è tantissimo, lo so, però fa niente. Nella selezione munizioni possiamo già darci qualcosa di gratis o usando i punti, quindi ci aiuta davvero tanto il gioco a livellare nelle COP, ovvero nelle operazioni speciali. Ve le consiglio tantissimo. Direi che è tutto. Questi sono i metodi, diciamo, più veloci. La campagna non ci aiuta per niente, mentre il negozio, vabbè, lasciamo stare. Ovviamente è bello giocare a scontro, io lo ammetto, io gioco tantissimo a scontro. Però non ci aiuta per niente, seppure ho notato che si livella abbastanza, non siamo mai a livelli di postazione, infatti io come filtro ho postazione perché mi fa livellare davvero tanto e lo uso per fare le sfide, perché le sfide di oggi
ho completate tutte multigiocatore, stasera magari farò queste, che vabbè le casse di munizioni ce le ho anche come sfida settimanale, quindi le faccio di sicuro. E vabbè, ottenere un'arma in quattro partite diverse ci dà 4500 punti gratis, perché semplicemente giocando non dobbiamo neanche impegnarci a farla. Mentre acquistare 5 lanci di equipaggiamento, questa è tosta farla in un giorno. Per me, che non gioco in Warzone, uno che gioca solo in Warzone la fa tranquillamente. Mentre volevo suggerirvi le progressioni grado di incrociarle, ad esempio 75 incisioni colpo singolo usando un fucile di precisione. Se noi gli mettiamo 3 accessori e basta in quel fucile di precisione, ci facciamo direttamente 75 incisioni anche di questa, che sono 333. Richiedere le serie di uccisioni torretta robot 2 volte, semplicissimo, la mettiamo e la facciamo automaticamente. 7 colpi alla testa usando fucile a canna liscia, questo personalmente devo mettermi lì proprio di impegno, perché fucile a canna liscia li odio, anche se io, come potete vedere, queste sfide non le faccio mai tutte, perché, anzi, la stagione 1 non l'ho neanche finita. Perché sinceramente mi danno i punti ma non mi interessano, faccio giusto quelle che mi danno dai 6-8 mila punti in su. Direi che per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio, penso con un gameplay normale. Ciao a tutti!